Bambini, finalmente incominciamo. Oggi vogliamo raccontarvi una storia dal titolo Il topo di campagna e il topo di città. Le illustrazioni della storia sono state curate dai bambini della fascia dei grandi della ludoteca. Buona visione! Il topo di campagna e il topo di città. Una volta un topo di campagna e un topo di città. Il topo di campagna invitò suo cugino, il topo di città, a pranzo. I due topolini si riunirono a mangiare. Il topo di campagna disse di avere a disposizione soltanto un chicco di grano, una mela, una patata e dell'erba fresca. Ma il topo di città, disgustato, disse: "Che cibo misero! Vieni a casa mia in città. Di sì che si mangia bene." Il giorno dopo, il topo di campagna arrivò in città, accolto felicemente dal suo cugino. Il topo di città disse: "Abbiamo questa torta deliziosa al gusto di menta, panna, fragola, mirtillo e formaggio. Sei pronto a mangiarla tutta?" Ma quando la cuoca vide due topi che mangiavano la torta, prese la scopa e cercò di colpirli. Per fortuna riuscirono a scappare in tempo. Allora trovarono un delizioso pezzo di salame. E mentre stavano mangiando, arrivò all'improvviso un gatto tigrato che ripeteva tra sé e sé: "Questi due ben pasciuti li mangerò sul letto di insalata." I topi dovettero fuggire via per non farsi sbranare. E appena svoltato l'angolo, il topo di campagna vide un enorme pezzo di formaggio e ne rimase abbagliato. Ma attento! Prima che l'altro potesse fermarlo, la trappola scattò, la coda rimase incastrata e lui riuscì a salvarsi per un pelo di topo. Dopo tutte queste terribili disavventure, il topo di campagna esclamò: "Sai che ti dico? Preferisco mangiare cibi miseri piuttosto che mangiare cibi raffinati e rischiare la pelle." E ritornò a casa sua, in campagna. Arrivederci!